Questa sera torniamo ad unboxare. So che a diversi di voi piacciono gli unboxing rilassanti e quindi non vi è occasione migliore per seguire il video. Non vi dico subito di cosa si tratta, o meglio, vi dico che si tratta di un qualcosa di molto utile al canale e vi dico pure che si tratta di un regalo da parte di Antonio, alias Tonigno Italia. Antonio, correggimi se sbaglio, e grazie di vero cuore per il bellissimo regalo. Il regalo è stato scelto dalla mia wishlist, della quale trovate ovviamente il link in descrizione. Adesso mettetevi comodi, indossate le cuffie e partiamo subito con l'unboxing, dopo la sigla. Bene, apriamo la scatola e cominciamo ad esaminare il contenuto come al nostro solito, cercando di fare sempre meno rumore fastidioso possibile. Dunque, la prima cosa che riesco a pescare la scatola è il manuale, quindi diamo un'occhiatina al manuale. Manuale d'uso italiano. Specifiche: nome del prodotto, lampada bonsai a LED, materiale plastica, altezza 45 cm, numero di perle LED 108. Tre batterie AA o utilizzare il cavo di alimentazione tensione ingresso 4,5 volt. Interruttore a sfioramento non regolabile. Utilizzo, decorazione, regalo. Adesso passiamo alle istruzioni per l'utilizzo. Collegare la parte del ramo dell'albero a LED con la base staccabile. Installare tre batterie AA non incluse o utilizzare il cavo di alimentazione incluso per collegarlo all'interfaccia USB. Toccare delicatamente l'interruttore per accendere la luce. Consigli per la sicurezza: non utilizzare il prodotto in un ambiente umido
questione accidentale o lesioni, eccetera, eccetera, eccetera. Manutenzione, pulire il prodotto con un panno asciutto leggermente umido. Non utilizzare detergenti chimici o solventi per pulire il prodotto. La confezione include una lampada bonsai a LED, un cavo di alimentazione. Perfetto. Questo è il manuale di istruzioni. Andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è nella scatola. Dunque, avvolto in questo sacchetto, troviamo l'alberello bonsai a LED. Solido. Abbastanza solido, ragazzi. Vediamo cos'altro c'è all'interno della scatola. Dovrebbe esserci la base. E ovviamente il cavo USB che serve per alimentare l'alberello. Ecco la base sulla quale verrà montato l'alberello, verrà incastrato in questa fessura. Dietro troviamo lo scomparto per le pile e qui il tasto a sfioramento. Ovviamente qui abbiamo la porta per la connessione dell'alimentazione. Facciamo un po' di tapping con la base. Adesso andiamo ad assemblare l'alberello. Diciamo che l'assemblaggio è molto semplice, in quanto non si deve far altro che incastrare l'estremità inferiore dell'albero all'interno di questa fessura sulla base. Adesso andiamo ad allargare i rametti. Vediamo un po'. Forma sarà molto bello ed ovviamente sarà ancora più bello da acceso. Comincia a prendere forma, ragazzi, guardate.
l'inquadratura non c'entra, però la forma che ha acquisito è molto, molto, molto bella. Adesso lo accendiamo e poi lo metto a distanza per farvelo vedere meglio. Guardate che carino. Se sfioro il tasto un'altra volta, le luci lampeggiano. Veramente molto carino. Grazie Antonio, grazie, grazie, grazie veramente di cuore. È molto bello questo regalo. Grazie. E al terzo tap sul tasto si spegne tutto. Acceso. Lampeggiante. E spento. Adesso lo metto laggiù al posto della P, così vediamo l'effetto da lontano. Beh, non è posizionato benissimo, però si vede. Molto carino, direi. Fa un po' atmosfera natalizia. Comunque, questo è tutto per quanto riguarda l'unboxing del bellissimo regalo ricevuto da Antonio. Grazie ancora. Io vi do appuntamento